6 gennaio la Befana raggiunge tutti i bambini, tutti i ragazzi, anziani e donne sulle scope molto speciali, hanno varcato le porte di due luoghi dove i sorrisi hanno un valore, perlomeno doppio. Ci guida Teresa Fabbricatore. Le sbarre si aprono nel giorno di festa. Arriva la Befana per gli ospiti dell'Istituto Penale Minorile Fornelli di Bari. Percorrono il lungo corridoio ad aspettarli dolci e tute da ginnastica, ma sono altri i regali da augurare a questi ragazzi. L'attenzione degli adulti, per esempio una guida che li porti a progettare nel futuro, qualcuno che gli dia dei consigli utili alla loro vita e non utili a quelli che utilizzano questi ragazzi. Vengono distribuiti doni, custoditi stretti tra le mani. L'iniziativa Porte Aperte auguri dallo sport del Comune di Bari, Unione Italiana Sport per Tutti. Sono tanti, sono belli questi bambini. Avete fatto tutti bravi? La Befana viene di giorno con un sacco di dolci e doni tra lo stupore dei piccoli pazienti dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Grande l'attesa, la gioia di ricevere dalla vecchietta con la scopa, giocattoli e calza. La stanza dei prelievi si trasforma nel salone delle feste. Musica e colore allontanano per un attimo la routine di visite e terapie. Perché affrontano al meglio questi giorni, purtroppo, che i bambini sono costretti a stare qui. È molto piacevole per i bambini che purtroppo manca un sorriso perché sono in ospedale. Consegnate anche delle targhe Solidarietà dell'Epifania, tra i premiati un giovanissimo compositore e pianista pugliese. Per i bambini, ascoltare musica di qualsiasi genere senza classica, pop, moderna, credo che sia fondamentale perché il nostro cuore va al ritmo di musica. Il giro continua tra le corsie con l'uomo ragno e le protagoniste di Frozen. Portano i doni ai veri supereroi, piccoli pazienti che combattono difficili malattie con coraggio e l'amore dei genitori. Piccolo pensierino anche.